Con il manifestarsi di questa gravissima emergenza sanitaria, anche la nostra fondazione ha modificato quelli che sono le priorità, le attività e gli obiettivi nei primi 6 mesi. Di conseguenza sono state sospese tutte le iniziative legate agli ospedali con i bollini rosa, avevamo previsto un open week sulla salute della donna e degli incontri regionali per promuovere il manifesto uscire dalla depressione. Abbiamo invece messo in atto una serie di iniziative che sono volte a creare un'alleanza virtuale tra una serie di attori con cui la Fondazione si confronta. In particolare abbiamo messo a disposizione i nostri strumenti social, ovvero sia i 3 siti, ondaosservatorio.it, bollinirosa.it e bollinirosaargento.it, e i nostri canali social, quindi Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, andando a promuovere tutti gli interventi video e interventi scritti, quindi contributi scritti, che abbiamo ricevuto muovendoci su 4 fronti. Primo fronte è quello istituzionale. Fondazione Onda collabora da tempo con un gruppo di parlamentari delle 2 commissioni, Igiene e Sanità del Senato e Affari Sociali della Camera, e stiamo ricevendo i primi contributi. Per esempio è arrivato quello della Presidente della Commissione Affari Sociali, è arrivato il contributo della Vicepresidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato. Sono dei testi che manifestano quello che è l'impegno delle parlamentari in questo momento, in particolare con la presentazione di emendamenti o altri, come dire, cambiamenti al decreto cura Italia. Dopodiché abbiamo scritto a tutte le società scientifiche, perché sappiamo che in questo momento ciascuna nel proprio ambito sta diramando raccomandazioni, sta diramando suggerimenti, e anche questi li condivideremo e li promuoveremo. L'azione interessante l'abbiamo fatta con tutti i clinici che collaborano con noi, ai quali abbiamo richiesto di esprimerci tramite video che ho per scritto quello che sono le preoccupazioni e come è possibile gestire pazienti con patologie preesistenti all'arrivo del Covid-19. Mi riferisco per esempio alle patologie psichiatriche, quindi come gestire l'ansia, il isolamento sociale, la depressione. Mi riferisco per esempio alla nutrizionista che ha dato dei consigli sugli stili di vita alimentari in questo momento, diciamo, di maggior sedentarietà, alla diabetologa che ha dato, diciamo, informazioni su come gestire, no, le problematiche legate al diabete, all'oncologo, al senologo che ha suggerito come, diciamo, la paziente con tumore alla mammella o con sospetto tumore alla mammella si muove, come la medicina generale si è mossa. Ecco, tutti questi suggerimenti sono utili per le pazienti. Il messaggio che trasversalmente abbiamo ricevuto è quello che i pazienti non si devono sentire soli, perché comunque, per i casi importanti, l'ospedale c'è. Un altro fronte su cui ci siamo mossi è quello dei bollini rosa. Sono 335 ospedali segnalati e premiati per la loro attenzione alla salute di genere. A questi ospedali abbiamo chiesto i riferimenti bancari, che abbiamo inserito in una pagina dedicata nei vari siti, per poter facilitare le donazioni dirette. Infine abbiamo fatto un'azione nei confronti del mondo del no profit, ovvero sia delle associazioni e fondazioni che si occupano di medicina di genere, chiedendo di poter condividere, quindi inviarci il link e i loghi, per poter condividere informazioni che possono essere utili per la collettività, quindi superare un po' i singoli territori per poter lavorare insieme. Un altro aspetto su cui ci stiamo concentrando è quello della medicina di genere, perché abbiamo ricevuto interessanti contributi sul perché le donne vengono colpite dal Covid-19 nella stessa misura, ma la mortalità è più elevata.